da un mezzo di locomozione all'altro. Parliamo a bassa voce perché abbiamo vergogna, ma anche per disturbare. C'è una bella musica turca in sottofondo. L'atmosfera è rovente, fa caldo per ora. Sì, tra 20 minuti dovremmo decollare e ci aggiorniamo quanto prima a Istanbul. Allora, siamo all'aeroporto di Istanbul. Di Istanbul. Salvatore diceva c'è Starbucks, molto vivo e molto bello. Eccoci qua, sempre per travolti. Ma no, siamo benissimo. Siamo ancora a Istanbul, però siamo sull'aereo. Siamo pronti per decollare, dovremmo decollare tra circa una mezz'oretta. Destinazione Houston. L'aereo ovviamente è più grande, c'ha gli schermi che Marco adesso sta rompendo, sto rompendo. Hai sentito quel crack forte? Era Marco. Allora Salvatore l'ubriacone ha preso un Merlot giusto per allietare il sonno. Ok, e da mangiare è la stessa cosa dell'anno scorso. Sì, abbiamo praticamente lo stesso identico menù dell'anno scorso, il riso con melanzane e pomodori, un'insalata con formaggio e pomodori, feta, sì, feta e cetrioli, frutta, la mitica acqua turca, il burro da mettere al non so dove. Sul pane. Ore dopo l'anno prossimo a Ischia. Allora siamo appena arrivati nella stanza. Salvatore controlla l'aria condizionata perché sappiamo gli americani hanno un rapporto orrendo. Accende l'aria condizionata. Questo è il letto con un king size, frigorifero. Questo frigorifero. Sono io. Ciao. Sono io. E il bagno. Beh, devo dire, per essere un motel va più che bene. Per me. Pagato, tasse incluse, colazione $73. Great, great.